Via libera del governo alla riforma fiscale. La Premier Meloni parla di svolta necessaria per il Paese e promette meno tasse. Oggi l'intervento al congresso CGIL di Rimini. Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia da lunedì 20 marzo per discutere della cooperazione strategica tra Pechino e Mosca. A Kiev arrivano i primi 4 jet dalla Polonia. Scontro sui flussi migratori. Il ministro della difesa Guido Crosetto accusa il gruppo paramilitare Wagner di incoraggiare le partenze dall'Africa. Il giallo di una taglia da 15 milioni di dollari su di lui. Roma nemica dei disabili. Mercoledì una turista è stata trasportata in braccio dai vigili urbani per il blocco delle scale mobili alla fermata Colosseo. Intanto gli appalti per la manutenzione restano bloccati. Buche aggiustate male o troppo tardi. In 6 anni il Comune di Roma ha pagato 1 milione di euro di danni per incidenti stradali e infortuni. La Corte dei Conti vuole chiarire se il Campidoglio ha verificato la qualità dei lavori delle imprese che hanno riparato le strade. Crolla il consumo di frutta e verdura a causa dell'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione, agli alti costi di produzione e alla concorrenza dei prodotti importati. Coldiretti Lazio lancia l'allarme. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG di Lunsa News. Il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri la riforma fiscale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di una rivoluzione necessaria attesa da 50 anni. Ipotesi flat tax unica e IVA zerata per i beni di prima necessità. Oggi Meloni interverrà al congresso della CGIL a Rimini. Il servizio di Maria Solebetti. Una svolta necessaria che il Paese attende da 50 anni. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione giovedì della riforma fiscale, che entro 24 mesi intende semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire gli investimenti e le assunzioni da parte delle imprese. Per abbassare le tasse, soprattutto sui ceti medi, ci sarà un taglio delle aliquote IRPEF che scenderanno da 4 a 3. Il passaggio dovrebbe avvenire già il prossimo anno. L'obiettivo è arrivare a una flat tax per tutti. Nel testo varato dal Consiglio dei Ministri si parla di un sistema imposta unica. Altro punto fermo della riforma è la lotta all'evasione fiscale. In serata il governo ha dato l'ok anche al DDL sull'autonomia differenziata e al decreto per il ponte sullo stretto, su cui il ministro Salvini non nasconde la propria fierezza. Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Su questi e altri temi sarà incentrato l'intervento della Premier attesa alle 12 al congresso della CGIL a Rimini, dove ieri si sono confrontati i vertici delle opposizioni. Dal 20 al 22 marzo il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia per discutere la cooperazione strategica tra i due paesi, dopo la presentazione del piano di pace in 12 punti. Continuano i bombardamenti russi nel Donetsk, mentre la Polonia è il primo paese NATO ad inviare 4 jet militari. Il servizio di Raffaele Rossi. Il presidente cinese Xi Jinping volerà a Mosca dal 20 al 22 marzo. Lo ha reso noto questa mattina il Ministero degli Esteri cinese in una nota, sottolineando la volontà di approfondire l'amicizia e la fiducia reciproca tra Cina e Russia e di discutere la cooperazione strategica tra i due paesi. L'incontro arriva dopo settimane di dialogo tra le due potenze, a seguito della proposta di un piano di pace in 12 punti che mette al centro il dialogo come unica via d'uscita dalla crisi tra Russia e Ucraina. Intanto si continua a combattere sul campo. Nella notte alcuni bombardamenti nel Donetsk hanno causato un morto e 7 feriti. Mentre sul fronte diplomatico la Polonia rompe gli indugi degli alleati e diventa il primo paese NATO a fornire 4 jet militari all'Ucraina. Non si placa invece la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo l'incidente del drone americano nel Mar Nero. E Kiev tiene colloqui per la pace sia con Washington che con Pechino. Dopo la tragedia di Cruto, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha accusato il gruppo paramilitare Wagner di sfruttare la propria presenza in Africa per gestire il flusso migratorio. Ma dove agiscono i mercenari di Prigozhin e da quando? Approfondisce il tema per l'Unsa News Alberto Alessi al Digiwall. A te Alberto. Buongiorno Maddalena. Esattamente, al vertice di lunedì il ministro della difesa Guido Crosetto ha sostenuto che l'aumento esponenziale di sbarchi nel nostro paese fa parte di una chiara strategia di guerra ibrida per conto dei militari della Wagner. Dura la reazione del capo del gruppo di mercenari Yevgeny Prigozhin, attualmente occupato nel conflitto in Ucraina, che ha fondamentalmente dichiarato di non sapere di cosa sta parlando.
Tuttavia, sulla testa del ministro Crosetto penderebbe una taglia di 15 milioni di dollari. Il ministro comunque ieri su Twitter ha dichiarato che non è al corrente di alcuna minaccia ai suoi danni. Ma cosa sappiamo esattamente sull'influenza di Wagner nel continente africano? Stando a un report dell'intelligence italiano del 2022, Wagner è presente nel continente fin dal 2014. Numerosi sono i paesi in cui agisce il gruppo paramilitare. Ad esempio, in Sudan, il gruppo Wagner ha agito a favore del dittatore, della giunta militare di Omar al-Bashir, difendendone soprattutto le risorse minerarie di oro, diamanti e uranio. Nella Repubblica Centrafricana e in Mozambico invece sono numerosi le attestazioni di stragi e massacri compiuti ai danni dei civili. Diversa invece la situazione in Mali e Burkina Faso. Infatti nei paesi dell'area centroafricana e del Sahel i mercenari agiscono a favore della giunta militare del luogo. Il Mali e il Burkina Faso sono poi dei paesi necessari e nevralgici per la tratta di esseri umani, o meglio per il percorso che i migranti subsahariani devono compiere per raggiungere il Mediterraneo e quindi le coste italiane. Diversa invece la situazione per quanto riguarda la Libia. Nel paese del Mediterraneo meridionale, infatti, abbiamo due schieramenti che si contendono il paese. A destra abbiamo la Cirenaica, gestita dal generale Karima Haftar, generale che fa parte dell'esercito nazionale libico ed è alleato formalmente con la Wagner. Per quanto riguarda invece l'ovest del paese, la Tripolitania, abbiamo il governo di unità nazionale di al-Sarraj, che è in conflitto con la Wagner e da cui porti partono circa due terzi dei migranti complessivi che raggiungono le coste italiane. Non abbiamo dati a disposizione che ci permettono di attestare che effettivamente sia la Wagner a gestire la tratta degli esseri umani e dovremmo altrimenti ipotizzare che tutti i porti libici siano in mano a trafficanti al soldo della Wagner. Tuttavia i dati in possesso del Viminale affermano che soltanto il 33% dei migranti giunti nel nostro paese fino al marzo 2023 provenga da stati controllati o sotto l'influenza del gruppo paramilitare di Yevgeny Prigozhin. A te, Maddalena. Grazie, Alberto. Ascensori e scale mobili fuori uso sulla linea della metro B. Mercoledì è circolata la foto di una turista americana con disabilità portata in braccio da due vigili urbani per scendere le scale della fermata Colosseo. Sofia Zuppa si trova in diretta sul posto per raccontarci che cosa è successo. Buongiorno Sofia. Buongiorno Maddalena, siamo qua alla fermata Colosseo della metropolitana B di Roma, dove, come dicevi, un episodio ha destato polemiche sul problema delle barriere architettoniche di Roma. Infatti una turista americana affetta da SLA con disabilità motorie e munita di deambulatore e doveva appunto andare a vedere il Colosseo, si è trovata in difficoltà dato che le scale mobili qua che collegano Largo Agnesi con il monumento sono appunto in disuso, come possiamo vedere, ed è stata dunque portata in braccio da due vigili urbani per queste scale, che sono appunto strette. Anche il passaggio che abbiamo appena visto è stretto, angusto e difficile per una persona con disabilità motoria. La polemica si è acuita nel momento in cui l'assessore alla mobilità Eugenio Patanea ha dichiarato questa una fake news, dato che queste scale mobili appunto sarebbero adibite solamente alla salita e non alla discesa, dunque non sarebbero potute essere utili per la ragazza. E ancora, però, noi sappiamo come questo problema investe non solamente questa stazione, questa fermata, ma tante altre fermate della metropolitana, soprattutto la metropolitana A, dove appunto ascensori e montascale non sono garantiti, sono in manutenzione da tempo. Allora, questo è tutto qua da Colosseo, vieni allo studio. Grazie Sofia. Un aggiornamento dalla nostra redazione. Eurostat conferma che a febbraio l'inflazione si attesta all'8,5% nell'area euro ed è in calo rispetto all'8,6% del mese precedente, come anticipato dal flash di inizio mese. Torniamo ai nostri servizi. Non solo Metro B, ma anche sulla linea A e C i servizi sono interdetti. Il bando per la manutenzione pubblicato da ATAC in vista del giubileo del 2025 è andato deserto. Anche in questo caso a risentirne sono i cittadini. Il servizio di Rosario Federico e Donatella Rosetti.
Ancora gravi disagi nella metropolitana di Roma. Le scale mobili e gli ascensori delle linee A e C continuano a restare bloccati perché, per uno dei due lotti del bando pubblicato per la loro manutenzione, da 21 milioni di euro, non sono arrivate offerte. L'ATAC è stata quindi costretta a rinnovare la gara d'appalto in vista del giubileo 2025. Nell'ultima commissione mobilità, il direttore generale dell'azienda di trasporti, Alberto Zorzan, ha spiegato il motivo per cui la gara è andata deserta. Riteniamo che questo sia stato una sorta di tentativo da parte delle imprese del settore di accaparrarsi il lotto migliore. Tuttavia il direttore resta fiducioso. Riteniamo che in questo lotto che è rimasto le offerte le avremo. Il fermo degli impianti di discesa e di risalita continua a causare grandi difficoltà ai passeggeri, soprattutto alle persone con disabilità. E disagi per le persone che non possono, come me, che non riescono a camminare, sono grossi disagi. L'interrogativo riguarda ora la data in cui i lavori saranno terminati. Il giubileo del 2025 non è poi così lontano. La piaga delle buche a Roma. Per gli incidenti causati dal dissesto del manto stradale, il Campidoglio ha pagato 1 milione di danni in 6 anni. Ora però la Corte dei Conti vuole vederci chiaro sulle verifiche fatte prima di concedere i risarcimenti. Il servizio di Rosario Federico e Silvia Longo. Dal 2014 al 2020 il Campidoglio avrebbe pagato più di 1 milione di euro di risarcimenti per incidenti provocati da buche aggiustate male o troppo tardi. Per questo la Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta su tutti i municipi della capitale per verificare se la società Assicurazioni di Roma abbia chiesto un indennizzo alle ditte che hanno fatto gli interventi oppure, come si pensa, non abbia verificato sulle tempistiche e la qualità dei lavori svolti. Chi è stato condannato è stato il Comune di Roma. Questa società assicurativa è quasi all'80% una partecipata nel Comune di Roma, va da sé che insomma si tratta di soldi pubblici. Ad essere analizzate sono anche le gare d'appalto legate alla manutenzione stradale. L'obiettivo è individuare gli eventuali responsabili dei ritardi e capire se siano stati utilizzati materiali di qualità o se le buche siano state rattoppate in fretta senza preoccuparsi delle conseguenze. Al vaglio anche la condanna per il Comune di Roma al pagamento di 5 milioni di euro per un incidente nel 2015 causato da un tombino montato male che ridusse in stato vegetativo un motociclista. Gli italiani rinunciano a comprare frutta e verdura. Secondo Coldiretti Lazio, le cause sono da imputare all'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione, ai costi di produzione e alla concorrenza dei prodotti importati dall'estero. Il servizio di Alessandro Raeli e Sofia Ruda. L'escalation dei prezzi colpisce duro frutta e verdura e le allontana dalle tavole degli italiani. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Lazio, che ha evidenziato un calo degli acquisti dell'8% nel 2022. Sì, costa un po' di più, ma intanto tutto aumentato, tutto. Una sensazione confermata anche dai commercianti. I prezzi sono aumentati perché comunque il gas, c'è stato il problema di quella guerra, quindi il gas è aumentato, e il diesel è aumentato tantissimo perché tutta la frutta e la verdura viaggia su gomma. Secondo i dati Ismea Mercati, in un solo mese il prezzo delle mele golden è cresciuto del 2,7%, i carciofi sono aumentati del 23,9%, i peperoni sono l'ortaggio ad aver subito il maggiore aumento con l'80,9%. I costi di produzione sono cresciuti del 42%, anche a causa del cambiamento climatico che sta decimando i raccolti. Il 13% delle aziende agricole sono a rischio chiusura. È una situazione davvero molto molto preoccupante. Frutta e verdura sono colpite anche dalla concorrenza sleale delle produzioni straniere. Un prodotto su 5 è importato e non rispetta le norme a tutela della salute e dell'ambiente. Quello che noi stiamo facendo nel Lazio è una campagna di educazione nelle scuole contro lo spreco di cibo. Due ambientalisti hanno imbrattato di arancione pochi minuti fa la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, prontamente fermati dallo stesso sindaco Dario Nardella, che si trovava lì per un sopralluogo. Torniamo ai nostri servizi. A Roma mancano 50.000 donatori di sangue. L'allarme lanciato dall'associazione Fratres, che in collaborazione con l'ospedale San Carlo di Nancy organizza una giornata al mese per una raccolta speciale. Siamo andati proprio al San Carlo per il primo appuntamento della campagna. Il servizio di Lorenzo Urbani. Una trasfusione di sangue può salvare una vita.
Per questo l'associazione Fratres, in collaborazione con l'ASL di Roma 1 e l'ospedale San Carlo di Nancy, ha organizzato mercoledì 15 marzo una giornata per promuovere la donazione di sangue. In un intervento la disponibilità di almeno una sacca compatibile con il gruppo sanguigno del paziente è fondamentale, ma nella capitale c'è grande carenza di donatori rispetto al fabbisogno della città. I donatori che mancano, abbiamo stimato circa 50.000, dovuto al fatto che l'indice di rapporto tra donatori e popolazione a Roma è di 1,8 su 100 abitanti. La mancanza di sangue è determinata da una scarsa informazione che permetta di trovare nuovi donatori, ma anche da un mancato richiamo di coloro che donatori lo sono già. Anche l'indice di donazioni annue per donatore è basso, 1,2, e lì un po' la colpa ce l'hanno anche le associazioni, perché dovrebbero essere loro a richiamare il donatore per metterlo in condizione di venire almeno 2-3 volte l'anno. Questo era l'ultimo servizio, ricordiamo che l'informazione continua sul nostro sito www.lunsanews.it e sui nostri canali social. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Lunsa News.